Io faccio proprio un lavoro spirituale, anche per guarire, quindi l'ho fatto su di me perché io ho avuto il cancro, anzi ho il cancro, ufficialmente per loro il cancro, nel senso che ho quel processo logico del corpo che per guarire deve passare da alcuni sintomi che poi capiti possono essere anche smaltiti, anzi con i quali si può convivere. Io mi considero un portatore sano. Allora, il sacro e la salute è il mio tema, e parto da lontano però, cioè dal fatto che siamo in emergenza, quella diagnosi si è un po' spostata, perché il mondo è indubbiamente in pericolo per queste cose qua, le guerre, l'inquinamento sicuramente, il rifugio appunto nella sterilità, i soldi, la deriva dei valori. Il vecchio sistema è di fatto tramontato, il nuovo ancora non si delinea, se non in sintomi, no? Vediamo, cioè chi è molto sensibile, e certamente la gente che c'è in questa sala lo è, se è qui, sta già sentendo che il nuovo, sentendo l'odore, il profumo del nuovo, però ancora c'è da fare questo salto quantico, acquisendo una coscienza, che sia una coscienza però sia personale, sia una coscienza globale, sia una coscienza dell'umanità, no? E queste sono cose che sappiamo. Occorre però appunto fare una scelta che è molto molto precisa per, io parlo di salute, per arrivare alla salute. Da che parte vogliamo stare? Se il mondo è da rifare, perché lo è, cosa siamo noi? Da che parte stiamo? Da parte di chi continua a distruggere se stesso il mondo, o da parte di chi invece ha voglia di fare qualcosa per ricostruire il mondo a misura d'uomo? Qui parliamo di umanizzazione della medicina, ma la medicina del resto siamo noi, cioè il nostro stato di benessere, per cui, cioè, cui dovrebbe preservare il nostro stato di benessere. Quindi le domande da farsi sono queste qua. In un mondo in cui tutto è possibile, perché quando è stato spazzato via il vecchio sistema vuol dire che le possibilità si sono riaperte, questa è una buona notizia, io chi scelgo di essere tra tutto quello che posso essere? E dove tutto da rifare, io cosa scelgo di fare? Sono domande che io per esempio nei seminari faccio, ma la gente non mi sa tanto rispondere. Ecco, se noi scegliamo secondo la nostra natura intrinseca, il nostro desiderio del cuore, la nostra istanza, diciamo, più profonda, procederemo verso l'evoluzione. In natura tutto evolve. Ciò che non evolve muore in natura. La natura stessa sopprime ciò che non evolve, perché non è funzionale a tutto il resto. Anche la mamma leone, se il leoncino è debole, lo uccide, non perché è cattiva, ma perché lo sa che non potrà sopravvivere e non sarà funzionale al resto. Quindi funziona così, se non evolviamo ci estinguiamo. C'è anche chi involve, nel senso che chi sceglie la paura arriva a degli stati, diciamo, inferiori, degli stati dell'essere, un po', a degli stati inferiori dell'essere. Allora, sapete che esiste questo processo che si chiama entropia. L'entropia è ipoteticamente dal Big Bang, cioè dall'inizio di tutte le cose da uno sono diventate 2, 5 miliardi di miliardi di miliardi. Cioè il disordine è l'allontanarsi, il disordine progressivo è l'allontanarsi progressivo di un elemento dall'altro della creazione. E quindi ogni volta che noi riproduciamo il vecchio, rifacciamo le cose che sappiamo fare con l'abitudine, ridiciamo le cose, riscriviamo i libri degli altri, copiamo le cose degli altri, invece di aggiungere quel piccolo elemento che distingue noi, e noi possiamo fare gli psicologi in tanti modi, ma ognuno di noi deve avere un modo. Noi possiamo fare 60 torte qui dentro con la stessa ricetta, vengono 60 torte diverse, perché lo spirito con cui le fai cambia le cose. E invece la gente per paura continua a riprodurre il vecchio, a stare lì negli schemi, perché è una zona di comfort, perché lì non ha paura. E questo aumenta, dicono gli scienziati, il disordine del mondo, la separazione. E non a caso ritroviamo lui, il concetto, il simbolo della separazione. Diavolo significa colui che divide, ciò che divide, ciò che separa. Però nel Vangelo di Tommaso, che è il più bello dei Vangeli, non è canonico, però è il più bello ed è il più recente rispetto ai fatti di Palestina, perché è stato scritto solo 50 anni dopo la morte di Gesù,
Gesù dice: voi unificatori vedrete l'entrata del regno, non voi separatori. Quindi bisogna invertire il sistema da entropico a negentropico, cioè ritornare all'uno, ritornare all'unità. E che cos'è che unifica gli opposti? Cos'è il contrario di diavolo? Ciò che separa, il simbolo, ciò che unisce. Sì, questo è uno dei simboli sacri, però ecco, i simboli sono il linguaggio del sacro, per cui hanno la capacità di contenere in un piccolo segno, sono segni che contengono significati infiniti. Se uno guarda la croce ed è uno scienziato, ci vede le coordinate di spazio-tempo. Se uno guarda la croce ed è un cattolico, ci vede la morte di Gesù, la crocifissione e così via. Cioè, ogni simbolo ha tanti significati e dipendono dall'osservatore. Però è il linguaggio del sacro e io vi parlerò appunto di sacro e salute. Che cos'è sacro nella nostra vita? Vedete, ciò che è connesso, questa è la definizione classica, ciò che è connesso alla presenza e al culto della divinità o più genericamente all'oggetto di una particolare venerazione. Però è di fatto ciò a cui attribuiamo valore. Se crediamo nell'amore, l'amore per noi è sacro. Se crediamo nella libertà, la libertà per noi è sacra. Quindi non sto facendo un discorso religioso, no? E perché è importante riscoprire il sacro per la nostra salute, per ripristinarla o difenderla comunque. Jung, al centro Jung di Zurigo, ha fuori la sua casa di allora, che oggi è il centro Jung, ha fuori questa iscrizione: sia che lo si evochi o no, Dio sarà presente. Quindi Dio è la presenza in tutte le cose. Quindi ci crediamo, non ci crediamo, è la presenza, è ciò che all'uomo fa dire io sono, alla pianta fa crescere, cioè non la fa crescere, all'animale lo fa muovere, però è la presenza che lo fa muovere, la presenza che lo fa crescere, la presenza che lo fa essere, nel caso dell'essere umano, è la presenza. Quindi sia che lo evochiamo o no, che ne teniamo conto o no, è presenza. Il sacro è noi, cioè siamo, vedete che appare, siamo mente, corpo e spirito. Indubbiamente siamo mente, corpo e spirito. Perché? Perché? Ecco, perché il corpo è quello che vi ha detto il sonno, cioè vedete la Trinità, il grande mistero della fede della Trinità, e invece è anche dentro l'uomo. La trovate, questo sistema lo trovate anche in altri ambiti della natura, ma nell'uomo è piuttosto chiaro che c'è un corpo che è il figlio, la psiche, la mente, che è il padre, adesso ve lo spiego. E il pneuma, lo spirito, che è l'energia che ci muove. Ecco, guardate che bella questa immagine che credo sia stata elaborata da un neurologo addirittura, che si è accorto che nella Cappella Sistina il padre, per l'appunto, viene raffigurato da Michelangelo con la stessa forma del cervello. Ecco, il padre, infatti, simbolicamente, come dire, se lo riduciamo all'essere umano, il padre è il livello della nostra mente, quindi il nostro pensiero creatore, è il creatore, il pensiero che crea. Lo spirito, vedete anche la somiglianza, lo spirito santo è l'energia che muove tutte le cose, che permea tutte le cose e che ci muove. Io nelle mie conferenze per far ridere la gente dico: ma voi andate a pile? Non andate a pile, però vi muovete, non avete neanche il filo della corrente, però vi muovete. Cos'è che vi dà energia? Quello che chiamano in chiesa lo Spirito Santo, quello che gli scienziati chiamano informazione o energia cosmica. E questo invece è il figlio è il corpo, questo è il simbolo del figlio, no? Il figlio della Trinità. Ma il corpo cos'è? Il corpo dell'essere umano, nudo, disarmato, pieno d'amore. Esattamente così come nasce il nostro corpo, puro, disarmato, pieno d'amore. Ecco, questa è una regola, addirittura ha tolto i colori, cioè il programma tuo, Bruno, ha tolto i colori delle mie slide, oltre a sei magico, io lo adoro, Bruno. Allora, questa è in realtà credo che qui lo posso dire senza che mi bruciate viva, è una comunicazione intuitiva che io ho ricevuto, a mio avviso, da una fonte angelica, anzi arcangelica, tanto tempo prima di ammalarmi, tanto, ma che mi è stata molto utile. Tratta il tuo
corpo come un bambino, la tua mente come un adolescente, solo il tuo spirito come un adulto, perché il corpo va accudito, essendo un bambino, la mente va guidata, essendo un adolescente, e solo lo spirito può essere seguito. E noi invece ci facciamo guidare dalla mente. Io prima ho parlato del padre come mente, in realtà il padre è la mente superiore, eh? Cioè, non la mente, cioè non è la mente razionale, io qui parlo di mente razionale che invece è un adolescente. Ma come riconciliare lo spirito e la materia in noi e anche fuori di noi? Perché se gli opposti si conciliano in noi, ovviamente tutto intorno a noi si armonizza. E così vale viceversa il fatto che se fuori è tutto in disordine, è perché dentro stiamo proiettando noi uno stato di coscienza disordinato, anzi di incoscienza. Ecco, lei è il segreto. Lei è il segreto di tutto. Ce ne hanno parlato nella nostra cultura, nella nostra religione, nel culto insomma nostro più comune e popolare, come di una tipetta molto dimessa. Guardatela qua, se è dimessa. Lei è il modello, lei, se noi facciamo come ha fatto lei, noi in salute non solo ci stiamo per sempre, ma non moriamo più, perché non è morta. Questa signora qua non è morta. Perché? Perché lei è questo, mater, materia, vedete, Maria. Quindi lei è la materia che ci compone, il simbolo, le hanno dato una forma, no? Simbolica che rappresentasse questo. Quindi è la madre, è la terra, è la materia, ciò che compone la terra e anche noi, il nostro corpo, ed è Maria. Perché è così speciale lei? Non si vede niente lì, vabbè. Lei rappresenta la materia vivente, la matrix, cioè la matrice originaria di tutto ciò che vive. È il nostro seno rispetto all'albero, cioè è il simbolo del nostro seno. Quindi potremmo chiamarla madre terra, madre natura, ma anche matrix proprio. E però è una materia molto particolare, perché è una materia che si è lasciata fecondare e trasfigurare dallo spirito, ricreando da se stessa lo spirito, cioè lei dà corpo al Dio in cui crede, che è un Dio d'amore. La materia è il corpo della creazione, vedete? Allora, cosa fa Maria? Seguite me, insomma, guardate, vi ho dato su tutte scompiglie. Maria di Nazareth ha tra i 14 e i 15 anni, pare, nella Palestina di 2000 anni fa, è fidanzata, all'epoca era ragazza da marito già a quell'età, è fidanzata, è nipote del sacerdote del Tempio e il sacerdote del Tempio, suo zio, dice al Tempio che il Dio è il Dio dei padri, giudicante, punitivo, il Dio degli eserciti, ok? Un Dio che se ti rivoltavi erano cavoli. Lei non crede in questo Dio, evidentemente non crede in questo Dio, crede in un Dio d'amore. Perché? Perché quando lei si connette, cioè noi diciamo prega, ma non è un pregare, è quello che diciamo meditare, cioè quando lei sente, si mette in connessione col suo Dio, si sente amata dal suo Dio e ama il suo Dio al punto da desiderare di dare corpo a questo Dio, di materializzarlo, no? Tant'è che ha, come quando abbiamo sempre un desiderio del cuore profondo, questa cosa accade, diviene possibile. Non mi chiedete come, perché io non ho mai creduto nel fatto che quello fosse un arcangelo, però era sicuramente qualcuno che, dentro il quale lei riconosce il divino e quella, cioè quella tipologia d'amore alla quale non si può dire di no. Quindi il sì di Maria all'arcangelo e quindi all'attore, al portatore dell'informazione divina presso di lei, allo spirito che la corteggia, diciamo così, è il sì della creatura al suo creatore, ma che non può dire no perché c'è un innamoramento, perché di fronte al grande amore tu non lo dici no, non ce la fai, perché riconosci che era quello per cui da sempre eri nata. Ecco. Questa piccola storia, grande storia, che ha fatto di una ragazzina palestinese, una dea, e tra l'altro l'hanno, cioè, noto, cioè io adoro San Giuseppe, per esempio, che ha capito questa cosa, non l'ha fatta lapidare, all'epoca era così, cioè ha sentito che questa cosa era possibile, perché l'amore è uno, lui rappresenta l'amore protettivo, l'altro rappresenta proprio l'amore incondizionato, l'amore, cioè, dello spirito.
scritto per la materia, e la mater, matrix, materia, risponde donandosi, mettendosi a disposizione, proprio come quando noi, che abbiamo una materia molto stretta, no? Le maglie della nostra materia sono strette, ma se noi le apriamo, se noi ci apriamo e l'amore ci fa aprire, attraverso le mie mani, se le chiudo non passa la luce, ma se le apro filtra la luce. La nostra materia, attraverso la vibrazione dell'amore, riesce a diventare più sottile e a ricevere l'informazione che l'ha creata, peraltro, lasciandosi trasfigurare. Questo accade a chiunque di noi si innamori, e tutti hanno una volta nella vita, ma anche non solo di una persona, anche di avere una passione politica, una passione creativa, un'artistica, una qualunque cosa, accade in noi questa meraviglia, cioè lo spirito ci permea e da quel momento la materia più sottile non è più soggetta alle leggi di spazio-tempo e quindi ai limiti dell'essere concreta, ma è senza spazio, oltre lo spazio, oltre lo spazio, oltre il tempo, quindi anche si guarisce da sola, Cioè questa è una roba sempre viva e sempre sana, direi. È una materia nuova, divina, umano-divina. Quindi il corpo è il tempio di Dio, dello spirito, anche per chi non crede in Dio, cioè credete nello spirito, come energia. Ed è l'unico strumento, vedete, la materia, quindi il nostro corpo, attraverso il quale la divinità, pensiero creatore, può operare nel mondo. Cioè un pensiero un po', se noi però lo canalizziamo, riusciamo a muovere le cose ispirati da questa informazione. Ecco perché anche il nostro corpo è sacro di per sé, e quindi ovvio che dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto. Eccoli qua, questa è una raffigurazione medievale delle nozze alchemiche. Quando la madre, vedete, materia, si lascia fecondare dallo spirito, il padre, queste sono le nozze alchemiche, si trasfigura, non so come c'è scritto lì, e attraverso l'amore diviene materia luce, libera dalle leggi di spazio-tempo, quello che avevo detto prima, e quindi immortale. Quello che vedete qui è, e che non vedete qui, è un cinematografo. Il cinema ha un proiettore, dei fasci luminosi e poi ipoteticamente qui c'è uno schermo, giusto? Allora, se questo è un altro simbolo di come è fatta la divinità. Il proiettore è l'origine della luce, per cui possiamo dire che è il creatore. Quella parte luminosa, quei fasci che si muovono e informano le immagini, le danno forma alle immagini, noi li chiamiamo angeli a livello popolare. In realtà quello è lo Spirito Santo, cioè l'informazione che mette, cioè che ispira la materia a formarsi in un certo modo e a trasformarsi. Quindi sullo schermo c'è il nostro mondo, il mondo fenomenico, anzi tutti i mondi, cioè tutto ciò che è creato. Però, come vedete, noi le consideriamo come tre momenti, cioè tre cose differenti, creatore, spirito, divino che arriva, informazione e creazione, ma in realtà sono tre momenti della stessa cosa. Cioè è sempre quella luce là che si declina a seconda del livello che sperimenta in modo diverso. Quindi non c'è differenza tra l'uomo e Dio, questo sto dicendo, tra la creazione e il creatore. E questa disegnata malamente da me è il cinema girato dall'altra parte. Allora, il proiettore sopra è il padre, la materia, la madre è il mondo della materia, lo spirito, cioè scusate, la madre e tutta quella cosa gialla è lo Spirito Santo. Al centro di questa specie di aquilone c'è una croce, quello è il figlio crocefisso, cioè il Gesù storico. Però vedete che siccome su quella linea della materia ci stiamo tutti noi e tutte le persone di tutti i mondi, come dire, tutta la creazione, se come Maria che quel giorno ha ricevuto un raggio e si è lasciata attraversare fino ad arrivare in fondo all'aquilone lì, anche ciascuno di noi ricevendo il messaggio divino, accogliendolo in sé, ritorna all'uno. Quindi come lo spirito inizialmente ha creato la materia, così la nuova materia trasfigurata ritornerà all'uno, ricreerà l'uno, l'essere evoluto, l'uomo nuovo, libero dalle leggi del mondo, cioè totalmente padrone della natura. E questa trinità, che è una doppia trinità, in realtà si continua,
Cioè, vedete, finita una cosa, quando torneremo all'uno, di nuovo ritornerà al molteplice, e di nuovo l'uno, e di nuovo molteplice, cioè continua così, è fatta male graficamente. Però qui, vedete, gli ebrei hanno capito tutto, quella lì è la stella di Davide, e sono quei due triangoli però incrociati, che fanno l'amore, cioè il padre e la madre che fanno l'amore, il sistema è lì. E vedete che questa è la figurazione molto brutta, devo dire, della Trinità, però qui si vede che Maria, cioè la materia, è al centro. E infatti lei sopra c'ha lo spirito, perché è ispirata dallo spirito, ma è lei il centro di questi due triangoli. Questi qua sono gli angeli, cioè gli informatori che arrivano poi a noi, cioè l'informazione, lo Spirito Santo che arriva fino a noi, che è fatto di angeli. Ripeto, sono simboli che ci sono noti per questo. Quella immagine è molto bella perché riproduce le nozze alchemiche, cioè il cielo entra nella terra e la terra sale nel cielo, cioè è nuovamente il coito sacro, le nozze alchemiche, cioè come avviene in natura questo. Ciao Laura. E il luogo dove dove queste nozze si celebrano è il nostro cuore. Quindi quella ragazza lì era una rivoluzionaria, altro che dimessa, altro che una che ha detto sì perché, poverina, l'hanno depauperata, ce l'hanno raccontata in un altro modo, perché se loro ci dicevano, parlo dell'antica chiesa, questo papà rubacuori ci piace un po' di più, però l'antica chiesa, che era anche un'istituzione, diciamo, educativa, non si poteva permettere di dire alle persone che avevano questo potere divino, perché doveva controllarle, e il potere costituito da sempre, fino ad oggi, non ha interesse a che noi siamo liberi e siamo pure sani o capaci di autoguarirci o onnipresenti, onniscienti e onnipotenti. Eh no, però lei ha dato corpo a ciò in cui credeva, il Dio in cui credeva, da se stessa. Quindi anche noi possiamo, attraverso l'accoglimento della nostra divinità, ricreare da noi i noi stessi divini, umano-divini, quindi i noi stessi che possono tutto. Ecco perché, vedete, Maria è considerata figlia, sposa e madre di Dio. Quindi io parlo della materia qui, parlo del corpo. Quindi la materia è figlia perché è creata da Dio, è sposa perché si è lasciata fecondare ed è madre perché ha dato corpo al Dio incarnato. Noi siamo questa meraviglia, capite? Lei è solo un prototipo. Quindi dai molti verrà l'uno. L'uno è la nuova umanità. La nuova umanità sarà un'umanità libera anche dalla morte. Avrà un corpo glorioso, vedete quella bellissima croce dove c'è un drappo, che è l'idea della risurrezione. Non c'è più bisogno di morire per risorgere. Si può rigenerarsi da vivi, da vivi. È proprio una cosa alchemica. E leggiamo alla luce di quello che vi ho detto, per dirvi che non è una follia, i dogmi mariani. Che cosa ci hanno detto storicamente della Madonna e come quelli che ci hanno raccontato essere dei misteri della fede sono dei misteri di Pulcinella. Perché non va? Ecco, vabbè, non lo vedete. Comunque, il dogma dell'Immacolata Concezione. Quella signora lì non è Maria, è la mamma di Maria, si chiama Anna. E pare che abbia partorito questa bambina senza peccato, cioè la bambina non aveva il peccato originale. A noi ci dicono che siamo nati già peccatori, non appena abbiamo guarito, già abbiamo fatto qualcosa per cui dobbiamo nasconderci, vergognarci e avere paura, no? E invece Maria, guarda te, nasce immacolata, l'Immacolata Concezione. Ma la materia è immacolata, cioè la materia è innocente, il mio corpo è innocente. Casomai è la mia mente che lo guida in un certo modo a fare anche nefandezze, però il mio corpo, la materia di per sé, è innocente. Quindi Maria è innocente poiché è la materia. E poi c'è la toppa della verginità. Lei fa un figlio senza fare sesso. Non è così. È la materia che è vergine, sempre vergine. Perché? Io non riesco più a fare questa roba qui. Allora, la materia è sempre vergine perché, non perché non ha fatto sesso, perché la materia è la materia, quindi noi non abbiamo più neanche una cellula, ci sono un sacco di medici dell'anno scorso, penso, no? Cioè, ci rigeneriamo continuamente, quindi siamo vergini, non c'entra nulla il sesso, ci hanno raccontato delle boiate. E poi dicono che lei non è morta, questa è l'assunzione in cielo di Maria,
Adesso capite che io la lezione la so, perché sennò pensavate che leggevo, invece non leggo. Maria viene assunta in cielo, si parla di dormizio Maria, Maria si è addormentata, la dormizione di Maria, ci sono anche delle chiese, cioè sarebbe stata portata in cielo dagli angeli. In realtà è come dire un maestro asceso, diremmo oggi, no? Con la cultura olistica. No? Alcuni avatar non muoiono, no? Si dice anche alcuni grandi alchimisti non sono morti. Ma in realtà la materia non muore, perché la materia è immortale di per se stesso, però deve fare questa cosa, deve trasfigurarsi accogliendo lo spirito, accogliendo l'informazione divina che proprio la informa e la, abbiamo visto prima dall'esempio che vi ho detto, lascia entrare la luce, assume una vibrazione luminosa e la vibrazione, la luce non ha spazio-tempo, no? È ovunque sempre, tra l'altro. Quindi c'è bisogno, questo processo che in Maria si è verificato simbolicamente è il raggiungimento della nuova coscienza creatrice. La nuova materia dotata di coscienza diventa co-creatrice. Quindi, tra l'altro, la materia e l'energia tornano ad essere una cosa sola anche sia nei laboratori scientifici che nelle istituzioni religiose. Siccome siamo figli di questa madre, abbiamo tutti i suoi poteri, quindi anche noi possiamo dare corpo a ciò in cui crediamo, ricreando il mondo a nostra immagine e diventandone l'anima, assumendoci cioè la responsabilità di questo nostro mondo. Daremo vita a una nuova umanità e la nuova umanità, guarda caso, ha le stesse caratteristiche del primo, si dice è il primo e l'ultimo, sarà nuda, disarmata e piena d'amore, cioè sarà naturale. Cioè sarà ritornata al suo stato di salute naturale, tutto sua madre, questo me l'ha addirittura raddoppiato, tutto sua madre, questi somigliano anche molto, quindi il nuovo uomo è uguale alla madre. Questo è il mio libro Oltre il cancro, in cui io ho parlato non di cancro ma di salute, cioè ho raccontato la mia esperienza del cancro, col cancro, che è attualmente il mio più grande maestro, perché è un maestro di umanizzazione, di umanità, e poi ho raccolto insieme a Sergio Signori, che abbiamo visto prima, un sacco di casi di guarigioni, e ho notato che tutti quelli che guariscono hanno fatto esattamente quello che ho fatto io istintivamente. Non ve la faccio lunga, qui non vi parlerò dei 21 passi verso la salute che ci sono nel mio libro, che verranno ufficialmente iniziati i seminari anche su questa cosa, velocissimi. Uno massimo 3 giorni per fare tutto il percorso, cioè uno per tutti, 3 per i formatori, quindi una roba per tutti veramente, perché sono pragmaticamente le cose che col buon senso le persone che guariscono fanno, naturalmente, quindi non è un brevetto che devo vendere, devo solo diffondere questa cosa perché io essendo una devo insegnare ad altri che poi insegnino a loro volta queste tecniche così semplici, assolutamente alla portata di tutti. E il concetto però, dunque, intanto dico qui che i miei librai saranno miei, non miei, della Mondadori, saranno qui fino all'ora di pranzo, poi li lasciamo andare perché sabato pomeriggio sono 2 ragazzi, quindi se qualcuno si vuole comprare il libro, se lo compri entro l'1, ecco, grazie. Però fondamentalmente nel mio libro c'è un concetto, ve ne dico solo uno grande di concetto, il più importante. Il diavolo, oltre ad essere il separatore, nell'Apocalisse viene nominato anche il calunniatore, l'accusatore dei suoi fratelli, che li accusa dinanzi al suo Dio giorno e notte, c'è proprio scritto nell'Apocalisse, l'accusatore, cioè il nostro senso di colpa. E infatti, come la medicina psicosomatica, la medicina di Amber, la metamedicina, tutte queste nuove medicine, ci sta anche l'antica medicina cinese, dice che di fatto una malattia come il cancro, ma anche tutte le altre malattie, dobbiamo mi dare conforto, hanno un'origine che è assolutamente somata, cioè non è assolutamente nel sintomo o là dove il sintomo si manifesta, ma o comunque è localizzata lì anche a livello simbolico, perché se mi rodo il fegato mi verrà qualcosa al fegato. Quindi smaschera in qualche modo l'accusatore, punta il dito verso un dolore profondo che non abbiamo voluto ascoltare o di cui non abbiamo tenuto conto. Quindi la malattia è questo,
Ed è la punta di quest'iceberg il sintomo, no? Ma sotto c'era tutto quel dolore lì, dolore non ascoltato o anche potenziale non considerato. Cioè, se io voglio fare la ballerina e ho fatto il fruttivendolo, per tutta la vita io conviverò con un me stesso che non sono io, perché la mia anima voleva fare la ballerina. E allora quando me ne accorgo, e mi sono ammalata per accorgermene, faccio un esempio cretino in questo senso, posso iscrivermi a una scuola di danza anche se non diventerò Carla Fracci, capite? Posso ancora iscrivermi a una, cioè fare, per me quella è la preghiera, andare a fare la cosa che mi ero negata. Quindi la malattia non è maligna, siamo noi a dire, a chiamarla così, è un semplice messaggero, ed è un, ve la faccio veloce questa parte qui perché voglio arrivare al punto. Nel mito Lucifero, quindi il male, viene cacciato quando si ribella al suo creatore. Nella stessa, quello è l'arcangelo Michele, mio fidanzato attuale, che da tanti anni siamo fidanzati, che caccia questo ipotetico male perché si è ribellato al suo creatore. Beh, noi facciamo esattamente questo. La malattia è come una parte di noi, un partito che è all'interno di un sistema nel quale non si riconosce, oppure un ragazzo che è all'interno di una famiglia nella quale non sta bene, si ribella, ma non è che diventa il male perché si ribella. Quindi io ho ipotizzato nel mio libro, e se il cancro fosse un figlio ribelle? Ma questo sia detto non tanto perché questa è una scoperta, voglio dire, dell'acqua calda, è che se uno capisce che potrebbe essere un figlio ribelle, smette di averne paura e di combatterlo e comincia magari a cercare di comprenderlo e reintegrarlo, come farebbe con un figlio che diventa tossico, ti minaccia, cerca di spararti perché vuole i tuoi soldi, però non è che hai paura di tuo figlio, non smetti di amarlo, non smetti di considerarlo una parte di te, né ti arrendi sul fatto che è possibile reintegrarlo, cioè ti fai anzi delle domande sul perché si è creato questo sistema, come dire, antitetico al tuo, all'interno in seno alla tua famiglia o in seno al tuo stato, no? Se si parla di una, che ne so, di un gruppo terroristico, per esempio, di ribelli. Quindi un figlio non va temuto e combattuto, un figlio va compreso e integrato. Io questo ho detto l'altro giorno all'Istituto Tumori, e quelli stavano con la bocca aperta perché mi hanno chiesto prima della conferenza: ma com'è che lei dice che non è un nemico? Ecco perché. Perché se lo produco io, è come un figlio, lo produco io, e se fa parte di me è mio, è mio figlio, e se combatto contro di lui, combatto contro di me. Aspettate che però vi devo dire due cose prima. Allora, io ho notato, nonostante non si veda lì, che la maggior parte delle grandi malattie vengono perché c'è un conflitto profondo tra chi siamo veramente e chi siamo costretti ad essere, oppure tra chi siamo, ci hanno costretto ad essere, ma siamo sempre noi a permetterlo. Io non posso dire mia madre non mi ha lasciato fare i figli, cosa che è stata vera, cioè mi ha educato a non farli perché lei ne aveva perso uno e non voleva che io perdessi un eventuale figlio mio. Quindi io mi sono negata a fare figli pensando che quella fosse la legge, perché la mia mamma mi vuole bene e mi dice le cose giuste, no? Teoricamente a 14-15 anni, però a 50, quando l'orologio biologico sta scadendo, mi viene un cancro nell'utero, nelle ovaie. Cioè la negazione di una cosa che desideravo e che non sapevo neanche di desiderare. E lì parte un processo che deve essere un processo di perdono a mia mamma, che non sapeva questa cosa e che era fatta in buona fede, a mio fratello perché è morto inducendo tutta questa cosa qui, e poi infine a me, che ho permesso, ho creduto a quella fantasia invece di credere all'istanza del mio corpo, al desiderio del mio corpo, e produco una malattia che finalmente mi mette nella condizione di perdonare tutto il sistema, capite? Tutto il cucuzzaro, diciamo. E quindi mi pacifico io, alla fine perdoni e stai bene tu, e vieni fuori anche dalla malattia. E tu, i condizionamenti sono tantissimi, sono di educazione, come è stato per me, di religione, di cultura, di società, oggi anche di moda. Tutto questo ci toglie la libertà di sentire ciò che è la nostra vera identità. Ed è a quella che dobbiamo tornare per immunizzarci. Perché appunto lottare contro una parte di noi, e lottare qualunque malattia una parte di noi, è lottare contro noi stessi, e non si può vincere quella guerra se si lotta, assolutamente.
Questo non so cosa vuol dire, ma vuol dire che dovete cambiare modo di pensare. Non dovete, che potete cambiare modo di pensare. C'era scritto così. In che modo io racconto che in questo libro, appunto, questi 21 passi, sono tanti, non ve li sto a dire, leggetelo se avete voglia, ma comunque se andate sulla pagina Facebook, programma Oltre il cancro, 21 passi, ci sono tutti. Ce n'è anche un 22esimo che non è nel mio libro attuale, perché il mio libro attuale è per ritrovare chi sei. Quando ritrovi chi sei, puoi dare agli altri. Invece tantissimi ipocriti si dedicano agli altri, dico ipocriti perché fanno dei danni, si dedicano agli altri senza essere loro a posto, facendo veramente il peggio che possono fare per l'altro. E quindi il dono arriva quando io sono piena, quando io mi conosco, quando mi rispetto e quando mi voglio bene e quando mi permetto di fare ciò che mi dice il cuore e che mi dice la pancia. Allora, quando doni, diventi l'atore della fede presso gli altri, cioè diventi ispirazione per l'altro. Si dice che la fede sia un dono. Se la fede fosse un dono, sarebbe il dono più ingiusto del mondo, perché è dato a uno e non è dato all'altro. Qual è il criterio? Dio non può essere ingiusto, no? Il creatore non può essere ingiusto. Ecco, Dio, cioè scusate, la fede è un dono che arriva a chi lo domanda, a chi riconosce di averne bisogno. Se chiedete fede, avrete fede. Ma la gente prega per altre cose, non chiede la fede. Chiedete la fede se vi manca. E perché averla? Perché vi conviene. Semplicemente perché vi conviene. Il miracolo non è altro che credere nel miracolo. Credere fa tutto. Nella medicina i guariti, i miei guariti di Sergio, i nostri guariti che raccogliamo sempre, anzi noi facciamo anche una festa dei guariti che faremo la prossima volta a Torino. Sono persone che hanno creduto nel miracolo, cioè si sono sentiti sani nonostante le diagnosi, le prognosi, a volte anche terminali. Hanno attualizzato, hanno detto grazie, perché la preghiera di ringraziamento e non la preghiera di supplica è quella che viene assolutamente ascoltata. Perché? Perché io quando chiedo, cioè ringrazio per qualcosa, è perché do per scontato che quel qualcosa io ce l'ho già. E quindi, tra l'altro, la preghiera, vedete, è rivolta al cielo e alla terra, quindi i genitori sono cielo e terra, madre, cielo, padre, terra, materia e spirito. Non rivolgetevi solo in alto, rivolgetevi anche al vostro corpo. La gente non si fida di sé e del suo corpo, della saggezza del suo corpo. E invece è proprio come parlare con Dio, perché l'altra parte, la parte femminile di Dio, abbiamo visto la materia chi è. Ricordatevi, voi siete dei, il regno dei cieli dentro di voi e questa sono io e questo non so cosa c'era, però c'è possibilità di leggere il libro, venire in seminario. Ho scritto anche un altro libro che si chiama Ultime rivelazioni su Maria, che cosa non ci hanno mai detto di lei e grazie.